Siamo con Alessio Bertaggio. Allora Alessio, quali sono le tue impressioni sulla partita di stasera? Ma dopo un inizio un po' lento, i primi 10 minuti sono arrivati forti loro. Siamo riusciti a tenere un pochino, abbiamo fatto quel gol in short end che è stato abbastanza importante per darci una spinta. Dopo la partita è stata un tanto di gioco di transizione, un po' di qua, un po' di là, ma è sempre così con Davos. Sono contento, comunque abbiamo fatto vedere cuore verso la fine. Il gol di Phil è stato veramente importante, una bella azione di Ulmi, e appunto l'abbiamo spuntata, e questo è l'importante, è sicuramente un buon finale di partita. Ecco, nonostante il Davos l'abbia messo anche un po' sul provocatorio, sul fisico, siete comunque riusciti a restare calmi e a non mollare? No, assolutamente. Penso che uno degli episodi chiavi della partita sia stato di Lollo, Lorenz Kienz, che comunque ha fatto una cosa stupenda per la nostra squadra. Ha giocato contro Forster, infatti è stato mandato fuori uno dei loro difensori di punta. E quello secondo me è stato un, come si dice in inglese, un game changer, che ha girato un po' le carte sul tavolo, e è stato veramente un ottimo gesto da parte sua, e davvero complimenti, chapeau per lui. Ecco, il power play stasera, una nota un po' dolente, forse si poteva trovare un gol o due? Ah, assolutamente, alla fine power play fa sempre piacere fare gol. Non è andata neanche stavolta, non penso ci siano ramarichi. Ramarichi, no? Giusto? non penso ci siano ramarichi, e alla fine abbiamo vinto 3-2 e il resto non conta tanto. Analizzeremo noi all'interno dello spogliatoio cosa abbiamo fatto bene e cosa male, e si vedrà. A livello personale stai attraversando forse il miglior momento della tua carriera, se si può dire così. Come ti trovi in questo momento? Ti senti veramente in forma? Ah, mi sento bene, sì. Ieri la partita è stata un po' sottotono da parte mia, un po' da parte di tutti, però sono contento che abbiamo tutti mostrato una reazione stasera. Personalmente posso reputarmi davvero contento, spero di continuare su questa strada. Ci tengo a rimanere umile e lavorare per la mia strada. Dare energia alla squadra e fare quello che riesco a fare, e se vinciamo tanto meglio. Stasera Fischer era presente sulle tribune, ti aspetti magari una convocazione nazionale? È un tuo pensiero o non ci pensi al momento? Ma personalmente non ci tengo tanto ad aspettarmi le cose. Se così sarà, sono contento di poter rappresentare quei colori, perché come quelli bianconeri, quelli rossocrociati sono nel mio cuore. E come ho detto prima, per me è importante che vinciamo prima qua. Se poi questa è una conseguenza di quello che stiamo facendo qua, allora ben venga. Adesso si va alla Spengler, cosa ti aspetti da questo appuntamento? Ma è sicuramente qualcosa di emozionante. Credo che qualsiasi giocatore che gioca per la prima volta alla Spengler è un traguardo di carriera, come anche un bel ambiente, sicuramente, da quello che ho sentito, perché non ci sono mai stato. Noi vogliamo far bene, sarà anche un periodo dove possiamo passare bene con le famiglie, con le mogli, ragazze e figli, e questo non è da dimenticare, perché la gioia di giocare a hockey non è solo sul ghiaccio ma è anche all'esterno. E dopo la Spengler subito due derby uno dietro l'altro, è un periodo bello impegnativo. Speriamo di cominciare bene l'anno, però vediamo, dai. Sì, pensiamo prima alla Spengler e poi arriveranno le due partite. Sì, va bene, complimenti per la doppietta. Grazie mille, grazie ragazzi.